Ciao a tutti, mi presento, sono Alessandro Niccoli, sono l'autore di Nafis e i corridoi colorati. Nafis è un'adolescente che viene portata a vivere dai genitori in una grande città del sud Europa, dalla campagna, arriva lì e lì non regge all'impatto con lo smog, l'inquinamento, il conformismo e non accetta questo stile di vita dove le persone vivono come degli automi, comprano la felicità con i soldi, comprano oggetti, comprano le persone. C'è povertà e disinteresse per i disagi di molti. Lui in questa situazione non la regge e vive una grande crisi esistenziale fino a quando esprime il desiderio di tornare a vivere nei boschi dove stava prima. Nella specie torna dalla nonna, proprio nei boschi vicino al paese dove stava, e lì rinasce, inizia un percorso di esperienze molto importanti: meditazione, alimentazione etica, camminate nei boschi. Poi con gli amici, si trova tanti amici, si confronta con essi e scoprono una nuova relazione con gli animali. La telepatia, tantissime esperienze che vivono insieme e lui rinasce con queste esperienze che racconta su durante questo viaggio di crescita e di liberazione, cioè ritrova se stesso, ritrova una nuova appartenenza che è la natura e grande energia. Il bagno nei boschi dove ballano con amici e amiche nei boschi, fanno meditazione, esercizi di respirazione che lui spiega molto bene perché li studia, legge molto e questi ragazzi crescono e trovano la vera felicità, trovano il vero benessere, trovano il mondo che è quello che cercano, quello vero che credono che debba sopravvivere e lottano perché questo possa sopravvivere, lottano insieme con tutte le energie in tutti i campi, anche divulgativi. Poi scopre altre cose, scopre l'energia, scopre la bellezza, sotto cosa è la bellezza, l'amore, cosa è l'amore, scopre i sentimenti. È un lungo percorso, va letto, perché ci sono tante cose in questo viaggio crescita che possono essere d'aiuto un po' a tutti. Sul sito di Nafis, nafisbook.com, ci sono tutta una serie di contenuti, le illustrazioni della brava Sara Panicci che ha fatto 23 illustrazioni che riportano con la mente proprio ai paesaggi di Nafis, alle avventure da lui portate a termine, gli animali, sono illustrazioni stupende. E nel sito internet nafisbook.com si trova tutto questo ed è possibile acquistare il libro anche direttamente anche sul sito. Grazie, buona lettura.